Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Deloitte ha rassegnato le dimissioni dalla carica di revisore dei conti del miner Polymetal, che potrebbe portare all'espulsione del gruppo anglo-russo dalla borsa di Londra, se non riesce a trovare una nuova società per controllare i suoi conti. Il dollaro ha esteso una stretta al rialzo, raggiungendo un nuovo picco in quasi due anni, contro il paniere di controparti e un massimo di un mese contro l'euro, supportato dalla prospettiva di un ritmo più aggressivo dei rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve. I prezzi del petrolio sono rimasti stabili nel chop trading, ma sono rimasti sulla rotta per un secondo calo settimanale, dopo che i paesi hanno annunciato l'intenzione di rilasciare greggio dai loro titoli strategici. L'ultima sessione ha visto il dollaro americano salire dello 0,3% contro lo yen giapponese. Secondo il CCI, siamo in un mercato per voi. L'ultima sessione ha visto Bitcoin guadagnare lo 0,9% contro il dollaro americano. Il macro sta dando un segnale sell, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. L'oro ha guadagnato lo 0,8% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. Secondo lo stocastico RSI, siamo in un mercato per conto. La coppia petrolio greggio dollaro americano è aumentata dello 0,8% nell'ultima sessione. Il CCI sta dando un segnale buy. La sixth month bill option degli Stati Uniti sarà rilasciata alle 15.30. L'indice dei prezzi di produzione del Giappone alle 23.50. Il prodotto interno lordo del Regno Unito alle 6. La produzione manifatturiera del Regno Unito sarà rilasciata alle 6. La produzione industriale del Regno Unito alle 6. La three-month bill option degli Stati Uniti alle 15.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.